Ha toccato anche il biellese la staffetta alpina 20 miglia Trieste, 23 tappe in cui gli alpini della brigata taurinense Iulia porteranno su tutto l'arco alpino la fiaccola della pace accesa nel corso della Dunata di Trento. In tutto verranno percorsi 1.500 km in 4 settimane. Si tratta di una delle iniziative organizzate per festeggiare i 150 anni dalla fondazione del Corpo Militare e i 70 della Brigata Alpina Taurinense con cui la provincia di Biella è gemellata. Ma Biella, anzi Sagliano Micca, paese natale dell'eroe prerisorgimentale Pietro Micca, che si immolò per difendere Torino dall'assedio francese del 1706, significa Cappello Alpino. È ancora nel vecchio stabilimento ottocentesco, sulle rive del torrente Cervo, che mani sapienti creano l'elemento più iconico della divisa alpina. La tappa bielese è stata la settima delle 23 previste e senza dubbio una delle più dense di simboli e significati. A prendere le consegne il biellese capitano Enrico Di Marco, il torinese caporal maggiore capo Giuseppe Calluso del reparto comando, assieme agli alpini Alberto Ferraris, Giancarlo Guerra, Tiziano Berra, Franco Gnoato e l'amico degli alpini Stefano Bovio. Sagliano Micca è nota tra gli alpini per essere il luogo di provenienza del loro cappello di feltro grigio-verde, realizzato con pelo di coniglio attraverso un complesso procedimento. Qui è attivo appunto il cappellificio Cervo, che vanta una lunghissima tradizione nel produrre gli inconfondibili copricapi. In realtà la foggia attuale fu adottata solo nel 1910, perché in origine il cappello era una sorta di bombetta alla calabrese, più rigida e pesante, comunque ornata dalla penna nera innestata su una coccarda tricolore. Migliaia di cappelli sono stati fabbricati a Sagliano, specialmente il Bodello Bantam, che deve il nome a una categoria di pesi leggeri della box. Il segmento Sagliano-Biella è iniziato proprio dallo stabilimento per snodarsi lungo la casa natale di Pietro Micca, il monumento ai caduti di Andorno e la piazza intitolata agli Alpini d'Italia a Tollegno. L'arrivo a Biella, la cui provincia è gemellata con la Brigata Alpina Taurinense lungo la Via Italia, è stato salutato da numerose persone, soprattutto ai Giardini Zumaglini, dove fa bella mostra di sé una notevole statua realizzata dallo scultore Pietro Canonica, il binomio Alpino Mulo, dedicato ai caduti biellesi della Grande Guerra. Ad accogliere i corridori tanti alpini bielesi che si stanno impegnando per il successo della candidatura di Biella ad ospitare la Dunata Nazionale nel 2024. Sulle note suonate dalla fanfara degli alpini di Biella con le autorità presenti, si è svolta la consegna della fiaccola della tradizione al colonnello Alberto Autunno, comandante del 32esimo reggimento Genio Guastatori della Taurinense, che ieri ha guidato la staffetta da Domodossola a Intra.